Una dichiarazione comandata, arrivano, davvero, ragazzi, arrivano. Io devo prendere un aereo. È stato un processo di mano. Ma figurati. Vada fuori, ci sono novità. Buonasera a tutti, buon lavoro. Ci sono novità rispetto al lavoro. Riorganizzate il partito. Buonasera. Avete deciso di 3 ore e finisce. Allora, Di Maio, c'è qualche cosa è stato? L'hanno messa sotto accusa per le sue scelte. Tanto da fare. Ribadisce che è stato messa sotto accusa. Rispetto a lei non c'è nessuna novità. Qualcuno ha chiesto le sue dimissioni. Di Maio. Se secondo lei c'è bisogno di un cambio al vertice del Movimento 5 Stelle? No. Ne avete parlato però di questo tema e allora cose da fare. Certo che io ho le mie responsabilità, tutti quanti, da sempre, cioè quando vai alla grande, siamo andati alla grande storicamente, ognuno ha i propri meriti e quando si prende una scoppola che probabilmente è stata la scoppola più grande della storia del movimento, si hanno tutti evidentemente responsabilità, ma siamo sempre ripartiti anche nei momenti più drammatici, anche dopo la morte di Gianroberto siamo ripartiti, che è stato un momento drammatico. Siamo una forza politica di massa che evidentemente, come tante forze politiche di massa a livello mondiale, commette degli errori e si lavora su quegli errori e si migliora, ma non è che si lavora dicendo, sparando addosso uno contro l'altro. Questo lo fa il Partito Democratico, non lo farò mai io. Ma tra le cose da cambiare nella riorganizzazione del movimento, Luigi Di Maio ha molti incarichi, è vice premier, ha 2 ministeri importanti. E in questo momento. Sì, però qua si tratta sempre di politica. No, di se politica. C'è bisogno di una persona che si dedichi semplicemente alla ristrutturazione del movimento. Una cosa, e poi fatemi andare, che secondo me è basilare. Un errore che grazie a Dio non è uscito da questa riunione, che insomma, il movimento non dovrà mai fare un determinato errore, cioè ipotizzare che l'ultimo mese e mezzo di campagna elettorale, che è vero che ha rappresentato un cambio di atteggiamento da parte del Movimento 5 Stelle, sia stato responsabile di questo crollo elettorale, tutto il contrario. E che cosa è stato responsabile? L'alleanza di un anno fa? Quindi? No, non è neanche l'alleanza, perché questa alleanza, io lo dico da cittadino, ci ha consentito di portare a casa il reddito di cittadinanza che sta dando dignità a molte persone, una legge anticorruzione che sta colpendo e facendo emergere casi di corruzione, la pensione di cittadinanza, quota 100, quindi un sacco di cose vengono fatte. Sto dicendo quella che è sempre stata la mia idea, che l'atteggiamento dell'ultimo mese e mezzo doveva essere assunto precedentemente. Questo è stato senz'altro un errore. Più mettersi a un certo punto di traverso su alcune cose. Per quanto mi riguarda, si deve continuare questa esperienza di governo, mantenendo, come ha detto oggi Luigi, lo stesso identico atteggiamento dell'ultimo mese e mezzo. Se la Lega a un certo punto tira fuori delle butade, se l'hanno premiati o meno dal punto di vista elettorale l'ultima elezione, per noi non deve contare nulla. Se sono buttate si devono però fermare. Sbuca Siri, è il caso di prendere le conseguenze. Ce l'ha, assolutamente sì, e questo è il meccanismo. Salvini è stato già fatto, però scusate. Un mandato per dire sì, per esempio a TAV e autonomia. Voi dovete mettere di traverso o si può dire sì a TAV e autonomia? Posso? Solo su questo. Con permesso, io ho detto tutto quello che abbiamo detto oggi. Scusate.